Partiamo esattamente da qui, dal porto di Brindisi, alla ricerca di tutte le musiche che in Adriatico si sono incontrate esattamente in mezzo al mare. Quindi la banda adriatica viaggia, finalmente, raggiunge i porti che per tanto tempo hanno ispirato le proprie musiche da lontano. Le musiche che ci avevano insegnato con lo strumento nelle mani, adesso le andavamo a cercare nei loro porti d'origine. Ed era un viaggio incredibile e inaspettato quello che abbiamo fatto in Adriatico. Venire non posso. È stato strano perché per la prima volta mi trovavo al centro del mare, però guardando un punto fisso nell'orizzonte, cioè puoi immaginare di tutto, sei lontano da tutto. Siamo andati lì, ci siamo infiltrati in queste nuove culture, siamo stati giorni e giorni a lavorare, quindi a scambiare sia musiche, frasi, a creare dei nuovi brani. Quindi è stata proprio quella la cosa intensa che alla fine ci ha unito e che ha dato davvero un senso al progetto. C'è quel pezzo che ci ha proposto Ivo, che è una melodia, no? Orecchiabile così, molto popolare, no? No, aspetta, abbiamo sbagliato. Apparentemente è molto semplice, in realtà nascondeva un piccolo trucchetto, una mezza battuta, una specie di saltello nel tempo che rende il tutto molto interessante. That's part A. This is A. Only one A. Measure. Yeah. Okay. It's a big mess. Okay. No, it's perfect. Avremmo immaginato di incontrare un musicista come Ivo prima di partire. Un musicista tradizionale che dimostra un impegno e una passione nel riproporre la propria musica che ci ha stupito. Il significato, il senso che lui dava alla propria musica era straordinariamente moderno. Idea di quanto è bello un coro di voci maschili croato finché non lo senti dal vivo e ti accorgi che quei bassi sono veramente bassi e si sentono così bene. Oh.
Lì capisci quant'è delicato, no? L'equilibrio che si crea tra quelle voci, quant'è facile rompere quell'equilibrio. Portoghedano. Ipnotizzato. Eravamo al porto seduti con gli altri bandisti. C'era un bambino spagnolo con una coppia di genitori, lui nella carrozzella che continuava a piangere, a urlare come un disperato, e io ho cominciato a cantare. Il bambino si è fermato e guardava nel vuoto così, non capiva, non lo so cosa provasse, però si è fermato, ha smesso di piangere. Io ho smesso di cantare e non ha più ripreso a piangere. Sembra una buona notizia. Che si è creata, ci ha ricordato chi arrivava dal mare, che doveva rimanere in quarantena nello stesso lazzaretti dove noi abbiamo suonato prima di venire ammesso nella città. Questa sensazione si è fatta forte a un certo punto. Succede a volte, noi in queste condizioni, di avere una specie di sovraccarico mentale, le impressioni si fanno più forti, insomma. Io ho visto questa rete e ho avuto la netta sensazione che fossimo in quarantena, no? Noi siamo arrivati dal mare e ci hanno messo a lazzaretti e stiamo sumando dietro la rete perché non sono passati 40 giorni.
Per molti di noi era la prima volta in barca a vela, per cui tutto era una scoperta. E stare sul ponte, vedere un orizzonte tutto intorno uguale e piatto, non sapere dove stiamo andando né se arriveremo mai dall'altra parte dell'Adriatico. Siamo sempre al centro, pure che ci muoviamo. Quando arriviamo? Vedi, quando arriviamo? Arrivata questa idea del progetto Rota per Otranto, all'inizio di tutto sono un po' sfiducioso, parto sempre sfiducioso, però piano piano poi mi convinco. E questa cosa si è realizzata, veramente una cosa fantastica, per me, perché riprendevo il mare per prima e stavo tornando. Capitaneria Durazzo, Capitaneria Durazzo da Idea 2, buonasera, cambio. Idea 2 da Capitaneria Durazzo, buonasera, comandante, può andare avanti? Sì, ricevuto, grazie, va bene. Abbiamo suonato la musica tradizionale albanese per anni e con lui abbiamo cercato di metterla ancora una volta in gioco. Delle sonorità più dure, la sua chitarra elettrica, il suo modo di reinventare la musica albanese erano molto vicini al nostro modo di sentire la musica tradizionale, alla nostra idea di evoluzione possibile. Era il figlio della mia insegnante di solfeggio e ci incontriamo subito con questo, tutti e due con questo desiderio enorme di fare musica, di fare qualcosa, e iniziamo le prove. Era un rifugio proprio da quelli che insomma in Verogia aveva costruito in caso se il nemico revisionista veniva da fuori, e insomma in uno di questi rifugi abbiamo buttato le prime note e poi lì è nato anche un pezzo che io, quando l'ho risuonato con voi, che cioè, è stata un'emozione indescrivibile. Che ne aveva provato da mesi ad ottenere il visto per venire con noi in Italia. E fino all'ultimo momento all'ambasciata ci sono stati una serie di problemi che non gli hanno permesso di seguirci, di venire a bordo su Idea 2 e di tornare insieme in Italia. E in quel momento abbiamo scoperto che ancora l'Europa non è pronta. E l'idea che abbiamo noi di superamento del confine culturale si scontra molto spesso con la burocrazia. E che cosa abbiamo detto all'ambasciata? Che puoi venire in ambasciata per l'appuntamento, sì, il 6 di luglio. Ti hanno dato l'appuntamento il 6 di luglio. Luglio. E che domani, no? Ci serve. Italia, il start group di banda adriatica, Sebastian.
bashku me Bojken Lako kanë dhënë një koncert të mërkurën brëma në një prej klubeve të kryeqytetit. Banda Adriatica, që prej disa ditësh kanë nisur një turne muzikore duke filluar nga disa qytete. Io italiana. Sono andata in Albania e ho cantato le canzoni loro. Era bellissimo vedere tutta quella gente che sapeva che io non ero albanese e che cantavano con me, cioè a volte io non sentivo la mia voce. Non c'era la mia voce, c'era la voce loro che gridavano. Suonare per loro quella sera è stato bellissimo. Mi ricordo ancora gli occhi di Maria che cantano per la prima volta in coro le 25 trecce. Eravamo noi dall'Italia che portavamo la musica albanese quella sera e loro ci ridavano indietro tutto il senso che noi abbiamo voluto dare a un progetto. Devana non l'ho riconosciuta quando sono tornato, ho visto dei grattacieli, ho visto delle banche, ogni 5 passi c'è una banca e invece il conservatorio è rimasto uguale, anche i muri che cadono, cioè era uguale. Cioè, ah, è albanese, sì. Sì, è albanese. Sto buono di... Ba-ba-ba-ba-ba! Non vuole vedere il basso. Che è tosta! Che andiamo? Stare lì, in una terra che non conosciamo, con culture completamente diverse, dal punto di vista proprio anche musicale. Cioè, noi siamo degli ospiti anche dal punto di vista musicale, nel senso che noi cerchiamo di emulare in un certo senso quello che loro hanno innato, la loro cultura. C'era una parte centrale dove andavano a confluire tutti i suoni ed erano sonorità diverse, anche se magari stavano studiando le stesse cose e venivano sentite in maniera diversa. Si sentiva un vuoto assurdo, degli strumenti che sono da destra strombazzavano a sinistra, dei clarinetti, degli archi, quindi corridoi strapieni di gente che suonava, sentivo un delirio, cioè era un bordello della Madonna, cioè proprio un casino assurdo. Dentro che certe volte non riesci a dare una parola giusta, un nome, ma lo senti dentro e ti fa male, ti può fare bene, male, insomma.
e anche quel pianto interno che quando senti queste emozioni esce fuori, anche se non c'è la lacrima, ma c'è il suono al posto della lacrima e piange il suono. Questa viola. Concerto, esattamente un'oretta prima del concerto, si è stabilito una specie di strano silenzio. Non ci parlavamo più tanto, ci guardavamo soltanto, ci scambiavamo pochissime battute, a volte solo con gli occhi. È stato bello vedere Boyken emozionato, Ivo a suo modo emozionato, era nel suo universo, no? Forza, dai! Noi abbiamo avuto momenti diversi, noi abbiamo fatto i concerti in Albania e i concerti in Croazia. Invece lì c'erano tutti e loro erano emozionatissimi. Fino a che non siamo saliti sul palco. Quando sono saliti sul palco è esplosa qualcosa. Abbiamo anche trovato una magia di suoni, soprattutto al ritorno. C'era un'energia musicale incredibile. Noi abbiamo suonato diversamente da sempre, concerto sicuramente irripetibile. È stata la chiusura di un progetto che ci ha portato finalmente altrove. E in quel concerto è venuta fuori tutta questa energia che il mare ci aveva donato e tutta l'ansia di continuare a cercare musica in Adriatico.
stavo dicendo io. Vabbè. Un giorno dovremmo cancellare tutte queste prove dei nostri misfatti. Secondo me se le tengono, sai? No, magari voi. Che devo dire? Volverás mañana.